Oggi ci ritroviamo qui eccezionalmente di domenica grazie all'iniziativa di Martina I Mind the Books dedicata a pezzi d'autore. Pezzi d'autore è dedicato a quegli scrittori, autori, intellettuali, pensatori che hanno scritto molto all'interno della loro carriera e quindi per orientarsi in una produzione così vasta, noi magari leggendo tanti libri diversi possiamo darvi le nostre idee, le nostre opinioni, perché questo è un progetto corale. Giù in info box trovate tutti i partecipanti di questa edizione. Se andrete a vedere i loro video, vi parleranno dell'intellettuale di cui abbiamo scelto di parlare in questa occasione. Questo è, diciamo, un pezzo d'autore commemorativo perché abbiamo appunto voluto onorare la memoria di Michela Murgia, che è scomparsa da poco. Martina l'avrebbe voluto già fare un po' di settimane fa, ma non eravamo pronti. Adesso ci siamo e finalmente vi possiamo parlare di ciò che abbiamo letto di quest'autrice. Prima di tutto io vorrei dirvi che se riesco vi lascio giù nell'info box un articolo del Post in cui viene appunto commemorata la figura di Michela Murgia non tanto come scrittrice quanto come intellettuale, perché secondo l'autore dell'articolo, che è Francesco Costa, vice direttore del Post, un intellettuale è quel pensatore, quella persona che non necessariamente la pensa come noi o dice quello che pensiamo noi, ma che ci fa pensare, ci fa riflettere con le sue idee, con le sue provocazioni, con quello che dichiara. E proprio facendoci pensare, appunto, ci aiuta a crescere, tra virgolette. Anche se poi arriveremo a delle conclusioni completamente opposte, sicuramente il suo lavoro ha aiutato tutti quelli che lo hanno ascoltato a avere delle opinioni più chiare su determinati argomenti magari anche controversi e scomodi. Ciò detto, io oggi vi parlo di due opere di Michela Murgia completamente diverse l'una dall'altra. La prima di cui vi parlo è Stai zitta, che ho letto in ebook tornando dalle vacanze. È un libro che si legge molto velocemente e parla di situazioni in cui le donne vengono messe perché abbiano un peso mentale inferiore rispetto agli uomini. Sono delle situazioni in cui, ma il titolo appunto lo dice abbastanza chiaramente, stai zitta, è il fatto che in generale, non sto parlando delle persone singole, ma in generale la società italiana fa in modo o desidera che le donne stiano zitte e al loro posto, che è un posto che è stato messo lì dagli uomini nel passato. Sicuramente molte cose sono cambiate, ma ancora spesso c'è questa tendenza da parte di molti uomini a desiderare che le donne stiano zitte, non abbiano opinioni e che si lascino guidare nella vita dalla controparte maschile della situazione, che sia un padre, un fratello, un marito, un collega, un capo. Lei presenta tutta una serie di frasi e situazioni che non vorremmo sentire più e le spiega dal suo punto di vista, parlando soprattutto partendo da delle esperienze personali o di persone che lei conosce o anche delle esperienze recuperate anche da altre intellettuali. Per esempio, quando parla di mansplaining, lei cita Rebecca Solnit, che ha appunto scritto un libro dedicato proprio a questo modo di fare di molti uomini di spiegare alle donne cose che le donne sanno già benissimo, magari proprio perché sono cose che le riguardano direttamente. Non so se vi ricordate un paio d'anni fa, vi faccio un esempio nostro italiano, di quando si parlava dell'IVA sui prodotti per il ciclo mestruale e un parlamentare ebbe a dire qualcosa sulla coppetta mestruale, sul fatto che le donne dovevano usare la coppetta mestruale. Io non dico, non aggiungo niente perché direi che si spiega da solo e lo dico da persona che ha utilizzato la coppetta mestruale per oltre 10 anni. Quindi il mio problema non è la coppetta, è il fatto che un uomo venga a dire alle donne come gestire le proprie mestruazioni, il proprio ciclo. Questo è uno dei tanti esempi, ovviamente, e non sto dicendo, ma soprattutto Michela Murgia non dice che tutti gli uomini sono così, ma che ci sono queste situazioni e che queste situazioni devono pian piano non esistere più.
È un libro che si legge appunto velocemente perché è piuttosto breve, lo avrete forse anche visto in cartaceo in giro, ed è un libro che consiglio molto, non soltanto alle donne, ma anche agli uomini. Alle donne per prendere coscienza di questa situazione o di queste situazioni, agli uomini perché anche quelli che hanno le migliori intenzioni non sempre a volte si rendono conto di come ricalchino orme di quello che è successo prima di loro. Io credo che spesso non ci sia neanche malafede in tante situazioni, che semplicemente non si rifletta e si faccia quello che è sempre stato fatto. Non è detto che quello che è sempre stato fatto sia giusto e non si possa cambiare. Per esempio, anche sulla distribuzione del lavoro domestico all'interno delle famiglie, in cui a volte si dice: ma lui ti aiuta? Che bravo! Beh, ma se tutti e due le persone lavorano, anche il lavoro domestico dovrebbe essere equamente diviso, non che se lui, che ne so, passa la polvere mentre tutto il resto del lavoro viene fatto dalla donna, allora lui è bravo perché ti fa la polvere, magari tira fuori i piatti dalla lavastoviglie, se appunto tutto il resto viene fatto dalle donne e tutti e due lavorano fuori casa. Poi ognuno chiaramente ha il proprio modo di gestire il ménage familiare, però scordiamoci che lui ti aiuta, fa la polvere, sia un'equa suddivisione del carico domestico. Ecco. E questo è uno dei tanti esempi che vengono fatti all'interno del libro. Ed è un libro in cui magari molte cose noi le sappiamo già, però tutto sommato ripetercele non ci fa mai male. E appunto, a volte crediamo di saperle e tutto sommato non necessariamente è così. La scrittura è ovviamente molto semplice perché trattandosi di un testo di divulgazione non è arzigogolato, non è tecnico, non ci sono frasi complicate. L'obiettivo è di andare dritti al punto e di affrontare la questione. Quindi non stiamo parlando di uno stile fatto per essere un bello stile, uno stile elegante. Questo non significa che sia uno stile sciatto, però che lo stile è al servizio del contenuto e quindi nessuno di voi, penso, se ha intenzione di leggere Stai zitta, lo leggerà per leggere un capolavoro della letteratura, ma perché pensa di poter imparare qualcosa. L'altro testo di cui vi parlo in realtà l'ho ascoltato e non l'ho ancora finito di ascoltare, però credo di potervene parlare abbastanza perché non è un romanzo e comunque non è un, cioè è un testo che si può leggere anche a spizzichi. Sto parlando del libro per ragazzi Noi siamo tempesta, che io ho ascoltato in audiolibro, ma che ho avuto la fortuna di vedere anche in libreria. È un libro per ragazzi illustrato e appunto si narrano tutta una serie di episodi veri. Diciamo che la struttura è un po' quella delle favole della buonanotte per bambini ribelli, quindi c'è un episodio che viene raccontato con un tono e uno stile molto semplice perché il pubblico è quello degli adolescenti barra preadolescenti e poi c'è un'illustrazione. Il contenuto di base di ogni singola storia è come la collettività o comunque un gruppo è riuscito a ottenere risultati straordinari che nessun singolo poteva ottenere. La premessa di questo libro è proprio che spesso noi cresciamo con delle storie di eroi, il mito di Ercole o tante altre storie di persone singole che grazie a delle doti straordinarie, perseveranza, energia, sono riusciti ad ottenere grandissimi risultati da soli contro tutti. Però è bello pensare che in realtà nel nostro mondo succedono cose straordinarie, inconcepibili, anche grazie al fatto che l'unione fa la forza, che persone si mettono insieme e ottengono dei risultati che da soli non avrebbero mai ottenuto. Persone normali, persone come me, come voi, come chiunque magari passa davanti a questo video per caso, e che grazie alla collaborazione di tanti può ottenere risultati altrimenti impensabili. Non perché stiamo parlando di un gruppo ristretto di persone straordinarie, cioè a volte in alcuni casi sì, ma perché in realtà tante volte è proprio il fatto di mettersi insieme e di unire ognuno il proprio pezzettino a portare questi grandi risultati.
Gli esempi sono i più disparati. Ci sono i 300 delle Termopili che sono riusciti a fermare l'esercito di Serse da soli davanti appunto a questo esercito sterminato. La battaglia l'hanno persa chiaramente, però ottenendo comunque un grande risultato. Ci sono le Madri di Plaza de Mayo in Argentina che con la loro perseveranza, il loro coraggio e la loro insistenza sono riuscite a fare luce dopo molti anni sulle verità di ciò che era successo ai loro figli, parenti, nipoti, cugini, mariti. Ci sono quelli che hanno battagliato contro il razzismo, gli uomini che durante il regime di Mussolini erano stati mandati al confino perché omosessuali. Quindi ci sono tutta una serie di esperienze collettive che però hanno portato a risultati fuori dal comune proprio perché unendosi insieme. La loro unione ha portato a risultati straordinari. Anche le storie che ancora non ho ascoltato sono sicuramente così. Ah, la storia finora la mia preferita è quella dell'orchestra di Piazza Vittorio. Comunque, sono tutte scritte con uno stile abbastanza simile, che è uno stile rivolto appunto ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, ma che anche per gli adulti va benissimo, nel senso che è uno stile che poi in realtà mira a farsi capire, ma con un certo, chiamiamolo calore. Ovviamente Murgia lo dice subito nell'introduzione, le storie sono vere, ma c'è poi la sua invenzione di dialoghi, pensieri, riflessioni che i protagonisti di queste storie potrebbero fare. Mi piace che, per esempio, dei 300 delle Termopili, lei non ha scelto la voce di Leonida per raccontarla, ma ha scelto invece di raccontarla da un guerriero qualunque, che per raccontare l'orchestra di Piazza Vittorio, in realtà lei si è immaginata la voce di una bambina, che è la figlia di uno dei musicisti, che invece per raccontare della macchina di Turing ha scelto di far parlare la macchina. Quindi di volta in volta c'è questo approccio, sì, rivolto ai ragazzi, che però permette anche alle persone che non conoscono le varie storie di farsi un'idea di quello che è successo e poi c'è sempre anche un trafiletto di poche righe che spiega la vicenda in brevissimo per chi non la conosce. È, secondo me, un bel compendio di una filosofia anche molto molto bella, cioè che magari da soli non siamo niente di eccezionale, non siamo eroi, non siamo persone straordinarie, non abbiamo un talento diverso da tutti quelli degli altri, però mettendoci appunto insieme riusciamo a ottenere un grande risultato, a fare qualcosa di diverso, di inaspettato e di migliorativo per noi e per la società. Secondo me è un messaggio di per sé bellissimo, rivolto a dei ragazzi che magari proprio in quelle età si sentono difficili, sbagliati, stanno cambiando perché non sono più bambini ma non sono ancora neanche adulti. E il fatto di poter pensare che anche se non si è eccezionali, si possono ottenere grandi risultati perché ci si mette insieme ad altre persone non eccezionali, secondo me è un messaggio bellissimo. E se avete dei ragazzi di quell'età, è un testo che io consiglio molto, anche per esempio se siete genitori e pensate che potreste mettervi voi a leggere questi libri ai vostri figli, magari appunto come favole della buonanotte, non per bambine ribelli, ma per persone che sapranno alla fine di questo testo che possono cambiare il mondo non perché loro sono speciali, ma perché appunto l'unione fa la forza. Come vedete, sono due testi completamente diversi, anche con obiettivi completamente diversi, uno stile completamente diverso, ma che rendono l'idea di che tipo di persona fosse, di che tipo di autrice fosse Michela Murgia, cioè con una serie di sfaccettature sociali molto ampie, molto diverse e che secondo me vale la pena di scoprire. Se appunto siete interessati a scoprire tante sfaccettature di Michela Murgia, vi invito ad andare nell'info box a cercare chi magari ha letto altri libri, chi ha letto i romanzi e vi vuole parlare del suo stile, della scelta delle storie, di come magari lei è diventata famosa facendo cose le più varie, perché appunto è stata romanziera, ha gestito programmi radiofonici, ha scritto libri sociali, andava in televisione, quindi davvero ha
La sua figura è stata preponderante in questi anni e io spero che lo sarà anche negli anni a venire, anche se lei non c'è più. Io adesso vi saluto perché appunto non vedo l'ora di andare a vedere di che cosa hanno parlato gli altri partecipanti all'edizione di oggi. Noi ci rivediamo domani per parlare ancora di libri e nel frattempo buone letture a tutti.